Buonasera a tutti! Ballando sotto le stelle show, nuovo appuntamento, nuova serata, nuova puntata e ci avviciniamo alle festività del Natale. È proprio quindi, così. Oggi abbiamo una puntata stratosferica, Carangela. Ma noi non vogliamo svelarvi niente e iniziamo subito con lo stacchetto. Ella chupa, baila y goza, y no paga ni un dólar. Se toma todos los tragos, es una rabandola. Chupa, baila y goza, y no paga ni un dólar. Se toma todos los tragos, es una rabandola. Y dice rabandola. Che sia per andare dai parenti lontano o semplicemente in vacanza, in questo periodo di festa sono molto ambiti i viaggi sia in Italia che all'estero. Sì, sì, però sarà compito di Lino Chiarizzi a spiegarci qual è la meta ambita con la rubrica Fashionissimo. Caro Vincenzo, un saluto a te, un saluto fashion come sempre a te e tutti voi in studio. Fashionissimo, un altro argomento, i viaggi, Ibiza, parliamo di Ibiza. Io sono stato 5 mesi e mezzo a Ibiza, un posto fantastico, ma Ibiza è ancora di moda, è ancora fashion andare a Ibiza. E poi, è preferibile l'estero o l'Italia come meta di vacanza? Ne parliamo qui, in questa nota agenzia di viaggi, a Campobasso. Ibiza, è ancora di moda andare a Ibiza? Ibiza è sempre di moda, tendenzialmente va più Formentera rispetto a Ibiza, però comunque c'è una clientela che sceglie Ibiza per divertirsi. Forse Formentera è meno movimentata e più tranquilla. Formentera è più chic, ci sono dei locali un po' più particolari, c'è un ambiente un po' più elegante. Benissimo, quindi tutti a Formentera, eh? Formentera è fashion. Per quanto riguarda le mete turistiche, preferibile più l'Italia o l'estero in questo periodo? La tendenza qual è? Ma quest'estate l'Italia è andata bene perché c'è forse un po' di timore a prendere gli aerei, un po' di timore a viaggiare. Diciamo una percentuale 60% in Italia rispetto al 40% all'estero. Va bene, allora viva l'Italia! E allora la linea torna a voi, fashionissimo. Alla prossima! Come ben sappiamo, negli anni passati, per mandare gli auguri di Natale a amici e parenti si utilizzavano le belle amate lettere, quelle che si spedivano. Ad oggi non più. Per fortuna, perché i tempi sono velocizzati, quindi basta mandare un messaggino, una mail o una telefonata Skype, internet e ce l'abbiamo vicini vicini. Esattamente Vincenzo, ma di questo argomento ne approfondirà il nostro Mirko Addesa con la sua rubrica Al solito post. Vai Mirko! Poesia di Natale, Camboasciano. Camboascia bella bella, e mi fatta l'alberella. C'è sta pure u presepio, ma anche su lu bambaniel. Luminari a tutte spiane, la picciamo chiane chiane. Aspettiamo stu Natale, ma non ci facciamo male. Ci mangiamo panettone a vazzir e a mascione. Chi sa boffe, chi lascia, viva viva Camboascia. Per un anno intero cagano il cazzo con splendida serata, vacanza memorabile, weekend coi controcazzi, sole, cuore, amore, ferocità e un bicchiere di vino con un panino, certa magnata che manca l'affamata di Biafra, serfi a cionna di volpe, culo di gallina, pelloni a cencione che sanno di gioia infinita. Poi arriva il 30 dicembre e attaccano. È stato un anno di merda. Buonasera a tutti e benvenuti nella rubrica Challenge Mania. Quest'oggi ho portato alcuni video che testimoniano una challenge molto strana. La challenge di oggi è quella dell'elio.
quel gas strano che troviamo nei palloncini da feste, vi ricordate? Chi non ha mai provato ad inspirare dal palloncino e a parlare come i topini di Cenerentola? I protagonisti del video di oggi sono due amici che si divertono ad inalare l'elio, ma non ad una festa, bensì per la strada o in macchina. Ogni volta che uno di loro dice la parola d'ordine ilium, l'altro deve inspirare dal palloncino e parlare con qualsiasi persona abbia davanti. Bene, vediamo questo video. Woody? Helium. Oh, I'm not now. Yeah, yeah, go, go on, helium. Oh, hi, how are you? Can I get some sauce as well, please? Barbecue, ketchup and mayo. How much is it? Have you definitely got the sauce in there? Thank you very much. Oh my God. I can't handle it. I'm so embarrassed. Thank you very much, there we go. Hey, Clance. Helium. Hi there. Hi mate, how are you? Thank you. What is it? Is this the pizza? What's this? Dom, is this the Coca-Cola? Thank you. How much that mate? 82.5. Oh, there you go. Oh, thank you. Keep the change. Oh, thank you. See ya, mate. Kleiny is on the phone to the bank. Helium. My mother's maiden name is Kilpatrick. I can't do that, sir. I'm a rock and roll band. Throw it all away. Take that Woody! From Woody, Woody, helium! Helium! Go, Woody! So shall we come away? Now's it too late. Still walking on by. Woody! Helium! Oh, no! So heard you say, make sure you tag a load of friends and like and share the video. At least not today. We love you all. Keep the change. E questa era la sfida di oggi. Mi raccomando, questo però potete provarlo a casa, sarebbe molto divertente. Quindi al prossimo video con una nuova challenge. Ciao! Adesso Vincenzo passiamo alla musica perché sono tornati i nostri amici di Agnone, Bacco e Perbacco, che quest'oggi ci faranno ascoltare appunto un'altra nuova canzoncina molto molto allegra. E Vincenzo ve la sta già svelando, secondo me. E dai, è bellissima! Poi in versione Ballando sotto le stelle. Musica! Se fossi una colomba, vorrei volar laggiù dove il mio amore. E dov'è il tuo amor? E inginocchiata a San Giusto, prega con l'animo
fa che mio amore torni, ma torni presto. Vola, colomba bianca, vola, diglielo tu. Sì, diglielo tu. Ritornerò. Ritornerò. Dile che non sarai più sola. La lascerò. Fummo felici uniti, ma ci han divisi. Ci sorrideva il sole, il cielo e il mare. E il mar. Quando lasciavamo il cantiere, cantiere, lieti del nostro lavoro, lavoro. Il campanon din don ci faceva il coro. Sogna, pensa alle pene di Perbacco, piange e nasconde il viso tra le coperte. Adesso di una tradizione molto antica, ovvero quella della migrazione dei pastori e del loro bestiame dalle montagne alle pianure e viceversa. Vincenzo, per caso tu sai di cosa sto parlando? Certo, parliamo di transumanza, dove in estate dall'Abruzzo alla Puglia per poi tornare sulle belle montagne innevate, fresche, fresche. Ma di questo ce ne parlerà la nostra cara nonna Filomena, Filomena. Sì, sì, sì. Sentiamo con la sua rubrica. Buongiorno, e oggi vi parlo di una tradizione molisana molto importante che era che si faceva in coppa alle strade, coppa alle strade che si chiamavano le strade delle tratture. Il tratturo è una larga pista terrosa o pietrosa formatasi per effetto dello spostamento dei greggi, ovvero delle pecore. Aiò! E praticamente questa tradizione è una tradizione importante perché le tratture servivano per fare la transumanza. La transumanza invece è un complesso delle migrazioni stagionali del bestiame, quindi sempre delle pecore, aiò, dei pascoli di pianura a quelli regionali della montagna e viceversa. E qua è questa transumanza. La transumanza erano tutte le pasture e le mandriane che portavano le pecore, le mucche e tutte cose dalla montagna, se ne arrivano alla pianura perché facevano cazze fritte. A Camboascio fa fritte, tutto il paese fa fritte, Umoli si fa fritte, siamo abbastanza avuti qua. E quindi guida scendevano e iven a portare insomma tutte le cose, tutte le pecore eccetera a pascolare, a fare quelle cose per mangiare. E se ne iven a settembre, quelle lasciavano la famiglia, le figlie, tutte le cose e se ne iven a settembre, se ne iven verso la cosa. E le mogli restavano alla casa
alla casa a fare il grado, a fare l'uva, a fare tutte cose da solo, perché il marito non ci stava e teneva nella guagliuna, insomma, facevano un sacco di cose, queste povere creature senza lo padre, insomma, neve facile, come a mo che riesce, va all'ufficio e rientra la sera, è una cosa diversa, diversa. E che succedeva? Che queste poi rientravano addirittura a maggio, cioè quando ci sta il bel tempo, perché coppa la montagna, poi risalivano, tenevano di nuovo in coppa la trattura e passavano l'estate con la moglie. Uno può giocava pure meglio, però non perché il marito ma la banana me lo sopporta tutte le giorni e le sopportava, ogni tanto mi pare che sta ancora qua. E le sopportavo tutte le giorni, avrei quando tutte le giorni, un poco, invece qui ci venivano poco, forse va meglio. E insomma, che succedeva? Mentre facevano la trattura, questo povero pastore si annoiavano un pochetto, perché stacci tu, tutte quelle mise da solo con le pecore, solo con le pecore, in coppa alla campagna, voglio vedere. E quindi scrivevano in coppa alla prete tutte le cose, se vogliate, in coppa alla trattura, le trovate ancora queste cose? E ci stavano tutte le incisioni, no? Che ci stavano quello che facevano, oggi penso a te, domani non ci penso più, un po' così, insomma. E che si mangiavano queste pasture mentre facevano la transumanza? Si mangiavano le latte delle pecore e delle mucche, si mangiavano la ricotta e bevevano un sacco di vino calato in diglia, perché se la buttavano in rete con la vasaccia. E bevevano, ma un poco perché stavano a solo, un poco perché avevano un briacone, non le saccio perché, però sempre buono, bevono, insomma. E poi, si mangiavano pure se morivano, e questo mi sono ricordato mo perché è particolare come è fatto. Giustamente dice vai a buttare la pecora a pascolare che facciamo la magna, no. Però se si moriva se la mangiavano, se si moriva perché magari c'erano i lupi oppure magari c'era caccata cosa, loro stavano dentro alle capanne che si costruivano con la legna, dentro alle grotte, e niente, praticamente questo, cioè, si mangiavano pure le pecore morte, ma vanno a essere morte o da solo o perché c'erano l'andata in mare. E niente, poi ritornavano e che portavano? Portavano tutte le donne per la vagioncella, per le creature, per la moglie. È una bella tradizione, è una bella tradizione e adesso vabbè non si fa più, però se volete visitare le tratture è una bella passeggiata, ve la potete fare la domenica che è sempre interessante. Passiamo adesso ad Emanuele con la sua rubrica, che oggi ci parlerà di uno strumento che tu, secondo me, Vincenzo, conosci molto bene. Io? Io? O anche tu conosci molto bene? Io? Chi lo sa? Parliamo della fisarmonica. Vai con la nostra rubrica Strumentando. Salve a tutti, oggi siamo a Campobasso in compagnia di un caro amico, il maestro Carmine Mascitelli, e oggi ci illustrerà qualcosa su uno strumento conosciutissimo in Italia, popolare, strumento classico, uno strumento tuttofare, la fisarmonica. Maestro, cosa vuoi dirci sulla fisarmonica? Darci qualche nozione, dove è nata, che tipo di strumento è, facci un'infarinatura generale. La fisarmonica è uno strumento ad aria, quindi che funziona tramite l'aria, che viene compressa nello strumento grazie al mantice. Quest'aria passa, vibrano delle piccole linguette metalliche chiamate voci e produce il suono. È uno strumento che si divide principalmente in tre parti: una tastiera alla mano destra, una tastiera alla mano sinistra e la parte centrale che è il cuore, il polmone dello strumento, che è il mantice. Tastiera della mano destra che può essere come questa, quindi modello tipo pianoforte, oppure a bottoni, mentre la tastiera della mano sinistra solitamente viene chiamata come bottoniera dei bassi, che può essere come strumento
120 standard o la classica 120 bassi, o addirittura più grande come questa, che è il massimo, che saranno 160 bassi. È uno strumento che sicuramente è conosciuto in tutta Italia, che viene suonata sicuramente dal nord al sud. Ecco, appunto, come hai detto tu, da nord al sud, appunto, quindi uno strumento suonato dalle Alpi all'Etna. C'è una città in Italia in particolare conosciuta come la patria della fisarmonica, la città della fisarmonica. Ovviamente, sicuramente sai qual è, dici qualcosa. Sì, sicuramente la patria della fisarmonica è Castelfidardo, è un piccolo borgo d'Italia dove ci sono i maggiori costruttori di fisarmoniche. Naturalmente, comunque, lo strumento è costruito anche in altre parti d'Italia. La fisarmonica discende da quello che era l'antenato dell'organetto, che è stato portato in Italia dall'Austria, studiato da Paolo Soprani, che era appunto di Castelfidardo, il quale lo ha smontato, questo antenato dell'organetto, e ne ha riprodotti altri, fin quando poi con vari studi, diciamo, lo strumento si è evoluto e si è passato appunto dall'organetto due bassi, strumento diatonico, alla fisarmonica, che è uno strumento cromatico e quindi più elaborato. Allora Carmi, al di là della differenza della tastiera, che mi dicevi può essere a pianoforte o bottoniera, meglio conosciuta come cromatica, sui bassi invece c'è qualche differenza o la tastiera dei bassi è unica? Mi dicevi 120, 160, non so, dici qualcosa in più sulla mano sinistra. Allora, per quanto riguarda la tastiera della mano sinistra, diciamo, può essere di varie dimensioni. Si può partire da quelle più piccole, che sono anche 48 bassi, però diciamo quelle standard appunto sono la 120 bassi, e anche quella più grande come questa, che è la 180 bassi. Ma la differenza tra i vari strumenti non è tanto la dimensione e il numero dei bassi, ma il sistema proprio interno dello strumento, perché ci possono essere fisarmoniche sia di 120 che di 160 bassi, chiamate appunto fisarmoniche a note singole, quindi a bassi sciolti, che si differenziano poi da quelle che sono le fisarmoniche classiche standard. Che differenza c'è tra una fisarmonica standard e una fisarmonica a bassi sciolti, o meglio, qual è la differenza nel suonarle e cosa permettono di suonare questi due strumenti? La fisarmonica a bassi standard è, diciamo, la fisarmonica originale, iniziale, è quella fisarmonica che ha permesso, diciamo, la creazione di quel repertorio, quello tradizionale, il liscio, il classico liscio. Mentre con la fisarmonica a note singole a bassi sciolti, grazie ad essa lo strumento è riuscito ad entrare nei conservatori e quindi affrontare un repertorio, lo studio di brani classici che vanno dal repertorio organistico fino al contemporaneo di oggi. Questo gioiellino che abbiamo qui davanti è il tuo personale, giusto? Ma è uno strumento standard o è uno strumento a bassi sciolti? È la mia fisarmonica, è una fisarmonica a note singole, quindi a bassi sciolti, ma che comunque permette di suonare anche i bassi standard. La differenza si può notare da una classica, diciamo che sicuramente questa è molto più grande, una fisarmonica a 160 bassi, che comunque si ha una vasta gamma di registri sia per la mano destra che per la mano sinistra. Questi registri, che impropriamente vengono definiti come il suono diverso che può produrre la fisarmonica, ma oltre a dare quel timbro diverso allo strumento, in realtà servono ad allungare appunto la tastiera, quindi permettono di avere un'ottava più verso il grave e un'altra verso l'acuto, quindi ad estendere al massimo la fisarmonica, sia per quanto riguarda la mano destra che per quanto riguarda la mano sinistra. Hai qualche gruppo, ti occupi di qualcosa riguardante la fisarmonica qui a Campobasso? Sì, allora, io sono docente presso la scuola secondaria di primo grado di fisarmonica, sono musicista, sono fisarmonicista, quindi prettamente più sul classico, non tanto sul tradizionale, faccio questo, quindi chiunque volesse avvicinarsi comunque allo strumento può contattarci e affrontare poi quello che è lo studio dello strumento in sé. Vedo lo spartito lì, Libertango di Astor Piazzolla, è un grande classico per fisarmonica, ce lo farà ascoltare? Un classico del repertorio fisarmonicistico, quindi vi farò ascoltare un piccolo pezzo di Libertango. Buon ascolto! Thank you.
amici, anche questa puntata è giunta al termine. Noi vi salutiamo. Ciao a tutti. Mi sto facendo ancora una suonata con la mia fisarmonica. Bene, torniamo alla musica e vi facciamo ascoltare adesso un brano, anzi è un medley di due canzoni riarrangiato e suonato dalla band nostra di Ballando Sotto le Stelle. Uno è abruzzese e uno è molisano. Vai Lucia! All'alba quando spunta il sole, là nell'Abruzzo tutto odor, le prosperose campagnole discendono le valli in fio. Oh Maronna non fa chiovo, cacici le aiuta fuori, aiuta coglie, pumarola, pomagna, oh campagnola bella, tu sei una reginella, negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore. Le viole delle valli tutte in fio, se canti la tua voce è un'armonia di pace che si diffonde e dice se vuoi vivere felice devi vivere quassù. Scende dal Matese la molisana, la molisana. Ha negli occhi l'ardore, sulla bocca l'amore. Fremente un pastorello innamorato, innamorato. Nel vederla ogni dì le sussurra così. Rosa bella, dimmi sì, 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 io per sposa voglio te, 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 te. Don Giacinto già lo sa che sposarci dovrà. Le comari notti e di, si preparano perché Rosa bella sposerà. Bene, cari telespettatori, caro Vincenzo, anche questa puntata si conclude qui. Noi vi ricordiamo i nostri contatti dove poterci seguire e richiedere i nostri spettacoli sul nostro sito www.ballandosottolestelle.com, seguirci sulle nostre pagine Facebook oppure direttamente al numero 338-4499-395. È finita anche questa puntata? Sì. Arrivederci a tutti. Buona serata. Arrivederci.